È venuto a San Giovanni Rotondo per una visita a Casa Sollievo della Sofferenza e al suo nuovo centro di ricerca, ma il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica Marco Bussetti ha colto l'occasione per andare in convento dove, accompagnato da Fra Aldo Broccato, ha visitato la chiesa nuova di San Pio da Pietrelcina e si è recato a pregare dinanzi al corpo di Padre Pio, al quale lo lega una devozione ereditata e maturata nella sua famiglia di origine, una devozione che viene da lontano, nello spazio e nel tempo. Una visita per valutare un ospedale che nel sud è ritenuto un punto di riferimento e non soltanto per i pazienti delle regioni meridionali, e poi si è aggiunto un desiderio di venire a vedere i luoghi di Padre Pio, le impressioni dell'uno e dell'altro dei due percorsi. Devo cercare di controllare l'emozione e dare una risposta di questo genere. Partiamo dalla prima, l'ospedale che rappresenta un'eccellenza, un punto di riferimento importante per questo territorio. È importante visitare e soprattutto sentire da chi opera quotidianamente, svolge la propria missione, i desideri, soprattutto in campo della ricerca, dello sviluppo degli studi che si stanno portando avanti, proprio perché il nostro Ministero deve essere attento a loro e venire incontro a questi bisogni che ci hanno manifestato con grande, oltretutto, entusiasmo e voglia di condurre un'attività che è un po' una missione, la stessa missione che si ritrova poi in questo luogo sacro, dove non ci sono parole per descrivere quello che uno sta provando in questo momento, mi creda. E questa emozione fa parte anche di quello che noi vogliamo comunicare perché diciamo, forse colpisce più delle parole, ma lei era già devoto di Padre Pio, aveva comunque sentito parlare di lui, aveva letto qualcosa di lui? Beh, non le faccio, non le mostro cosa conservo da tantissimi anni nel portafoglio con me, che porto sempre con me, e richiama mia nonna e tutto quello che da piccolo mi ha insegnato quest'uomo che, ripeto, non c'è aggettivo che possa descrivere una vita dedicata agli altri, all'amore per gli altri. Ma sua nonna o qualcuno in famiglia l'aveva conosciuto personalmente? La mia nonna, sì, la mamma di mio papà. Veniva da dove? Mia nonna era ligure, veniva da Genova, però poi dopo si è trasferita in Lombardia e ha sempre seguito Padre Pio. Qual è stata la molla che la faceva venire da così lontano a incontrare Padre Pio? Beh, ogni tanto l'ha fatto, mi ricordo che me lo raccontava, ma mio nonno era ferroviere, quindi poteva muoversi. E invece, tornando all'ospedale, l'ha trovato come se l'aspettava o l'ha sorpreso in positivo, rispetto a quello che chiaramente ha potuto apprendere attraverso altri canali prima di una visita personale? Quello che ho trovato è stata una gestione da un punto di vista sia dell'impianto, del lavoro del sistema, ma dell'impatto anche emotivo e umano che hanno avuto i medici primari che ho potuto incontrare, che li rendono effettivamente persone speciali. Quella del medico non è solo una missione, è qualcosa di più. E a loro ho chiesto, ma non era necessario, guardate che voi siete bravissimi, ma a volte con lo sguardo e le parole sapete già trasmettere fiducia e ottimismo, ed è quello che io, gli ammalati che in quel momento ha bisogno di voi, sente come necessità. Lo sa che era quello che diceva anche Padre Pio ai medici? No, non lo sapevo, non lo sapevo, guarda, mi è venuto spontaneo.